Mister, è la prima vigilia da capolista e c'è questa gara a tranello, no? Con il Villamattoni, sconfitto all'andata 3-1 in una partita che si mise subito in discesa, ma è la stessa squadra che ha bloccato la Turris. No, una partita difficile, perché incontriamo una squadra che quest'anno sta facendo un ottimo campionato. È una squadra, la classica squadra di categoria, che si gioca tutte le partite a viso aperto. È una squadra che si conosce tanto tempo, perché da quello che so la maggior parte dei giocatori sono tutti giocatori che si portano dietro dalla prima categoria, quindi è una squadra ben organizzata, è difficile da affrontare, come abbiamo visto domenica con la Turris, però noi, come dico sempre, siamo consapevoli della nostra forza e siamo consapevoli anche che la nostra forza è... si vede sempre quando ci mettiamo dentro la cattiveria giusta, perché noi con quella cattiveria che ci abbiamo messo pure contro il Piano Valente poi siamo in grado sempre di portare a casa sempre la vittoria. Ci eravamo lasciati con l'indisponibilità di Stefano, i problemi, magari qualche problemino per Speranza e adesso invece per Di Giacomo, adesso invece le condizioni di tre come sono? Allora, solo Di Stefano adesso si sta allenando da solo, senza palla, però gli altri, Di Giacomo e Speranza, sono rientrati in gruppo e quindi stanno bene tutti e due. Da un punto di vista tattico, per concludere, hai trovato ormai la quadra, questa squadra, la senti sempre più tua? Sì, sicuramente, ma lo si vede anche in campo, poi, ma più che altro adesso abbiamo trovato anche la condizione giusta. Da un mesetto a questa parte la condizione dei ragazzi è salita notevolmente. Si sono messi a pari anche quei ragazzi che venivano da una condizione un po' precaria, che fisicamente non stavano benissimo, avevano tanti infortuni. Adesso il livello di condizione fisica della squadra è a pari livello, è altissimo, e poi se la vai anche a sommare alla grossa qualità, diciamo che una bella squadra in mano che alla fine sta facendo bene. Dal punto di vista tattico sta dimostrando di essere una squadra organizzata, però a me mi sta dando anche tanto l'intelligenza di questi giocatori, proprio di questi giocatori, perché alcuni sono veramente giocatori di categoria superiore.